Saluti dal vostro capitano Santen Chan. Che mi si appannano gli occhiali. Allora, dicevo, saluti dal vostro Santen Chan, dal vostro capitano Santen Chan. Oggi in data mercoledì 28 ottobre 2020. Faccio questo video che uscirà probabilmente in il 17 dicembre del 2020, perché mi sono abituato a preprogrammare le anteprime e in questo modo io ogni volta che non posso fare dei video so che già ne ho caricati alcuni e quindi mi anticipo, come è giusto che sia, a farvi a tutte e tutti voi i miei migliori auguri per un felice e prospero Natale 2020 e poi vediamo. Fin da adesso vi auguro un buon anno nuovo 2021, di lasciare dietro le spalle tutta questa sventura che abbiamo avuto quest'anno vecchio, veramente micidiale. Speriamo che almeno il Natale ci porti il regalo del vaccino e dell'essere riusciti a debellare questo coronavirus, oppure l'anno nuovo come massimo. Quindi a tutte e tutti voi in anticipo vi parlo che è il 28 novembre, mercoledì 28 novembre 2020. Buon Natale a tutte e tutti voi. E poi le mie riflessioni sono: riusciremo a cavarcela? Riusciremo a farcela con questa classe politica? Riusciremo a uscire fuori dal Covid, dall'emergenza economica? Vabbè, da qui al 17 dicembre, bella data che è dovuta capitare per l'uscita di questo video augurale, 17 dicembre, non so che giorno cade, magari di martedì o di venerdì. Speriamo che tutto si sia risolto, ma io ho i miei forti dubbi, le mie forti preoccupazioni che tutto si possa risolvere. E d'altra parte questa è la classe politica che ci meritiamo. Prima hanno vinto nelle urne il Movimento 5 Stelle e la Lega, poi Salvini ha avuto la brillante idea di voler uscire fuori dal governo e lo hanno rimpiazzato quelli del PD. Ma perché è uscito fuori dal governo? Non lo so, non lo so. Strano, no? Che stava nel governo e è voluto uscire fuori. Ha fatto il duro, il puro, pensava che poteva arrivare alle elezioni e invece hanno fatto l'inciuccio e in pratica gli hanno soffiato la poltrona. E pensare che era iniziato bene il governo giallo-verde, poi a metà cammino è diventato giallo-rosso, cioè sembra quasi il governo della Roma, della squadra di calcio. E che dire, ci abbiamo questi politichini, questi politicanti che tutti sono rivoluzionari, iniziano nuovi movimenti, non vogliono fare della vecchia politica, non sono politici e poi alla fine sono più politici degli altri, ma tutti uguali. La Lega all'inizio era così, poi il Movimento 5 Stelle, poi tutti quelli che volete voi. E infatti all'inizio Casaleggio, Beppe Grillo candidavano persone qualunque, con tutto rispetto parlando, il pizzicagnolo, l'edicolante, il salumiere, e li portavano in giro con questi autobus, questi furgoncini da una parte e da un'altra, come a fare dei meeting aziendali, meeting a porte chiuse. Poi, una volta che hanno preso i seggi nel Parlamento, hanno iniziato ad espellerli in gran numero e alla fine sono entrati politici professionali dentro, come la Raggi, che ha fatto tirocinio di avvocatessa nello studio dell'avvocato di Silvio Berlusconi, Cesare Previti,
E adesso è grillina, è pentastellata e tanti altri, Dibba, non so, ce ne sono tanti che sono entrati dalla politica. Ci sono dei gatti qua che vanno in giro. Sono entrati tutti dalla politica, dalle porte strette della politica, dei raccomandati, quando quelli che dovevano essere i politici scelti tra la gente, i politici del popolo, sono stati cacciati via dalla porta grande delle purghe del movimento grillino. E quindi non so che ci sarà nel futuro della nostra politica. Comunque questo voleva essere un augurio di Buon Natale e nulla di più. E quindi adesso, fuori da ogni considerazione sulla politica, vi lascio, perché sennò viene troppo pesante il video. Poi uscirà il 17 dicembre. Forse farò altri video augurandovi Buon Natale e farò dei video per Capodanno, per augurarvi di finire bene quest'anno. Ve lo auguro sin da adesso, e di iniziare un buon anno nuovo 2021 con i migliori auspici, che in pratica ve lo sto già augurando adesso, nel caso non possa fare io un video per l'anno nuovo. Vi ringrazio di seguirvi e a quanti di voi mi iniziano a seguire adesso, mi raccomando, commentate sotto questo video, iscrivetevi al mio canale, azionate la campanella e fatemi sapere i temi dei quali vi piacerebbe che io parli sotto questo video, ma anche in community. E così io farò dei video e poi mi raccomando, condividiate questo video affinché raggiunga un numero elevato di visualizzazioni. Io verrò a vedere i vostri video e commenterò i vostri video. Grazie di tutto, il vostro amico Sant'Enchan, ciao.